Allora, innanzitutto partiamo dalla relazione tra portate solide e portate liquide. Allora, quanto vale il volume trasportato, il volume solido trasportato nel corso dell'anno? Beh, sarà un integrale, allora chiamiamolo Vs, mettiamoci una parentesi top, uguale integrale tra 0 e 365, faccio sempre riferimento a dati medi giornalieri, della portata solida QS di tau in de tau. Se vogliamo, dati medi giornalieri, potrei sostituire l'integrale con una sommatoria, ma è la stessa cosa. Quindi praticamente giorno per giorno io cosa faccio? Prendo la portata solida, la moltiplico per la durata di tempo del giorno e ottengo il volume solido di quel giorno. Poi faccio l'integrale su tutti i giorni e ottengo il volume solido trasportato. Ecco, questo si può anche scrivere, se vogliamo, in questo modo, sostituendo QS di tau con F di Q di tau. Lo possiamo scrivere così, QS dot è uguale all'integrale tra 0 e 365 di F di Q di tau in de tau, dove quella F è una formula di trasporto solido. Assumiamo che la portata sia ora costante, la possiamo scrivere anche in questo modo, la possiamo scrivere come 365 per F di Q di dove questo Q di è la portata dominante. Fate attenzione, ho usato 365, lo potevo riferire a un intervallo di tempo generico, potevo mettere qui un T generico, è la stessa cosa. Forse con un T sarebbe stato un pochino più chiaro, perché questo 365 messo qui presuppone che la vostra unità di misura del tempo sia i giorni, che non è detto che sia sempre così, potrebbero essere le ore, no? Ecco, quindi mi raccomando, non abbiate sempre presente che quello altro non è che un intervallo temporale, quello è l'unità di misura con la quale lo misurate, chiaramente dipende dalla unità di misura, dall'intervallo temporale con cui sono disponibili i dati osservati di portata, in questo caso liquida. Chiaramente normalmente uno che cosa fa? Va per tentativi, cioè ipotizza una portata dominante con tempo di ritorno pari a 2 anni, si calcola la portata solida corrispondente, la moltiplica per la durata desiderata e si verifica se corrisponde al volume solido calcolato attraverso la successione delle portate naturali. Ecco, fate attenzione, io in tutti questi ragionamenti ho sempre parlato di portate naturali nell'anno medio, perché la curva di durata delle portate da cui siamo partiti, quando l'abbiamo richiamata, abbiamo detto che si riferisce all'anno medio. Dovrebbe riferirsi all'anno medio, poi nulla toglie che uno abbia soltanto un anno di dati a disposizione e faccia i conti su quello. Però chiaramente con la consapevolezza che questi conti andrebbero fatti sull'anno medio, perché chiaramente noi il nostro obiettivo è sistemare il fiume nel lungo periodo, non ci interessa tanto ciò che si è verificato nel singolo anno quanto la media di ciò che si verifica in 50 anni, di norma la vita attesa delle opere è pari più o meno a questo intervallo temporale. Tutto chiaro? Noi a questo punto abbiamo a disposizione 4 metodi per stimare la portata informativa e chiaramente voi cosa farete? Cercherete di confrontarli tra di loro, scegliendo poi il valore di portata formativa che vi mette più tranquilli in condizione di sicurezza.
Ecco, state bene attenti, perché quando dico che vi mette più tranquilli, non è detto che uno debba prendere sempre la portata più alta. Perché voi sapete che se voi sbagliate in eccesso la stima della portata formativa, che cosa succede? Succede che il fiume poi deposita e quindi potrebbe arrivare a seppellirvi le briglie. Quindi non bisogna pensare necessariamente che le vostre condizioni di sicurezza siano date da un valore della portata di progetto, in questo caso più elevato. Non sempre è così. È chiaro che se voi progettate la fondazione di un ponte, allora quello è un altro discorso. Quello, uno ha bisogno della portata di progetto, perché? Perché deve fare il ponte alto a sufficienza in modo che l'acqua, anche in condizioni di piena, non vada a picchiare contro l'impalcato. Allora in quel caso la portata di progetto può essere alzata, perché se voi sovrastimate, che cosa ottenete? Ottenete che al passaggio della portata di piena l'acqua, anziché essere proprio a filo dell'impalcato, è un metro più sotto, e uno dice, oh, è tanto di guadagnato, no? Quindi in quel caso sicuramente le condizioni di sicurezza, come nel dimensionamento di un edificio, si ottengono aumentando la variabile di progetto. Quando progettate una sistemazione fluviale non è mica detto, perché, ripeto, se voi aumentate la portata di progetto, in questo caso ottenete il risultato che date al torrente una pendenza troppo bassa. Dandogliela troppo bassa, poi quel torrente deposita e se la cresce da solo. Il che è accettabile fino a un certo punto, perché va bene se sul corso d'acqua si verifica una sorta di aggiustamento, no? Però se poi esagerate, questo aggiustamento porta a seppellire le briglie e non è esattamente quello che vogliamo. Quindi bisogna sempre avere in mente qual è il risultato che vogliamo ottenere e soprattutto che cosa succede se la sistemazione per qualche ragione non funziona. Questo va sempre pensato. Quindi che cosa succede se sbaglio la portata formativa? Vengono seppellite le briglie. Che cosa succede se vengono seppellite le briglie? Si alza il fondo alveo, chiaramente. Le briglie altro non ottengono, altro risultato non ottengono che alzare il fondo alveo. Sono sepolte da un alveo che è più alto con la stessa pendenza che aveva prima. Questo è un problema o non è un problema? Nel senso che se uno vuole stabilizzare i versanti, dice non è un problema, perché io voglio evitare l'erosione al piede dei versanti, quindi il fatto che l'alveo sia alla fine della fiera più alto è per me una condizione favorevole. Quindi se l'obiettivo è quello di evitare delle frane dai versanti, tutto sommato non è un grosso problema se le briglie vengono sepolte. Ma se l'obiettivo invece è quello anche di evitare delle esondazioni dopo la sistemazione, beh, è chiaro che alzando l'alveo alzate anche i livelli dell'acqua e se ci sono delle strade, delle case, questo potrebbe essere un problema. Allora forse a quel punto conviene tenere la portata del progetto un po' più bassa. Che cosa succede se la tenete troppo bassa? Succede che l'alveo continua a scavare. A valle delle briglie, subito a valle delle briglie, continua a scavare. E quindi le briglie possono rovinare, cadere. È un problema o non è un problema? Beh, a volte basta rifarle, quindi non è un grosso problema. Quindi bisogna sempre porsi nella condizione di capire che cosa significa lavorare a favore di sicurezza, cioè quali sono le condizioni che dovete introdurre per lavorare a favore di sicurezza. E non è detto in questo caso che la sicurezza, ripeto, si ottenga aumentando la portata dei progetti. Ok, allora a questo punto, con questi quattro metodi più tanta osservazione del corso d'acqua, noi abbiamo a disposizione un valore di portata rispetto alla quale calcolare quella pendenza di equilibrio. Ecco, questo valore di pendenza che noi calcoliamo di equilibrio, che ripeto, non è una vera pendenza di equilibrio, ma una pendenza che assicura il compenso tra deposito e erosione. Ecco, questa pendenza la chiamiamo pendenza di correzione. È la pendenza che noi vogliamo assegnare all'alveo introducendo le briglie. Di correzione.
Saturno si trova su un albero che ha una pendenza naturale elevata, un albero che è soggetto a erosione, lo vogliamo ridurre, allora questa la chiamiamo IF, pendenza di fondo, la vogliamo ridurre con una pendenza più bassa, che indichiamo qui, I di correzione. Ecco, in realtà la pendenza, dunque, aspettate un secondo, direi che è meglio indicarla rispetto in questo modo. Questo orizzontale, così. Allora, a questo punto passiamo alla parte divertente della questione, andare a posizionare le briglie, dove le metto? Allora, prima di tutto bisogna tenere ben presenti alcuni vincoli che prescindono dal valore della pendenza dell'alveo e della pendenza di correzione. Alcuni vincoli propri della struttura briglia. Vincoli di natura idraulica, non di natura strutturale. Perché guardate, dal punto di vista strutturale voi dei grossi limiti non ne avete. Spendendo ciò che è necessario spendere potete realizzare sul pozzo d'acqua ciò che volete. Chiaramente si tratta di cantieri complessi, però è evidente che se uno riesce a fare delle dighe riesce a fare anche delle briglie e le fa volendo dove vuole. Quindi dei grossi problemi non ci sono. Poi ci saranno anche dei ragionamenti di opportunità economica. Per cui ad esempio in certe zone uno fa fatica ad arrivarci con i camion, con le macchine operatrici e dice beh insomma se posso la briglia non la faccio lì. Però diciamo che dal punto di vista strutturale in principio dei grossi vincoli non ce ne sono. Invece dal punto di vista idraulico sì, ecco vediamo quali sono questi vincoli. Innanzitutto l'altezza di una briglia. Ecco, l'altezza di una briglia non deve superare i 15 metri, ma tipicamente le briglie non superano i 6-7 metri. Allora, il limite di 15 metri è un limite strettamente idraulico. Perché? Allora, voi capite che una briglia molto alta è potenzialmente un manufatto pericoloso. Pericoloso perché? Beh, innanzitutto pericoloso perché un manufatto alto è comunque pericoloso per l'incolumità delle persone, è pericoloso perché se dovesse rovinare, chiaramente il crollo provoca delle conseguenze più rilevanti, ma soprattutto è pericoloso perché queste briglie sono dei muri. Quindi di fatto appena le avete realizzate, prima che si riempiano, queste briglie sono piene d'acqua, cioè prima che si riempiano di materiale solido, si riempiono d'acqua. E quindi chiaramente questo muro d'acqua diventa assimilabile a una diga, cioè all'inizio della sua vita. Invece bisogna evitarlo questo, perché poi la diga sapete che nel momento in cui crolla crea grossi problemi e per evitare questi grossi problemi sulle dighe noi attuiamo delle misure di sicurezza che sono particolarmente onerose. In particolare, il limite dei 15 metri è dettato dal servizio di diga italiano, che dice che tutte le strutture che soddisfano una di queste due condizioni, altezza superiore a 15 metri, volume in basata monte superiore a 1 milione di metri cubi, sono da considerarsi dighe. Allora, ripeto, una struttura di contenimento di acqua che soddisfa una di queste due condizioni, altezza superiore a 15 metri, volume in basata a monte superiore a 1 milione di metri cubi, sono da considerarsi dighe. Allora, innanzitutto, lasciatemi precisare che sul volume in basata a monte non ci sono dubbi, sull'altezza invece occorre precisare che si misura dal punto più alto della struttura al punto più basso delle fondazioni. Quindi non si misura solo l'altezza fuori terra, bisogna considerare anche le fondazioni. Quindi altezza massima della struttura compresa la fondazione. Bene. E la fondazione in una briglia potrebbe andare giù anche un paio di metri. Allora, morale. Se una struttura soddisfa uno di questi due requisiti diventa di competenza del servizio diga, il che significa una marea di incombenze giuste di controllo. Controllo sul progetto, controllo sulla vita della struttura, eccetera, eccetera. Noi chiaramente questo non lo vogliamo. Quindi bisogna tenersi lontani da questo limite e per questo motivo anche vi dico
6-7 metri, di norma si cerca di non superare questa altezza. Ecco, aggiungo che si cerca di non superarla anche per motivi legati all'incolumità della persona, qualcuno potrebbe sempre saltare giù, e quindi saltare giù da 6 metri comincia a diventare un'esperienza che non è molto piacevole, no? Mentre saltare giù da 3 metri, tutto sommato, e diciamo che non è piacevole neanche quello, però insomma, è più piacevole rispetto a saltare giù da 6 metri. Poi ci sono anche dei problemi strutturali, chiaramente la briglia più diventa alta e più deve tenere delle spinte considerevoli dovute poi all'acqua, poi al materiale solido, e diventa poco efficiente dal punto di vista economico. Quindi 6-7 metri in altezza. Poi c'è un altro vincolo. Di norma si cerca di fare in modo che le briglie non siano troppo vicine tra di loro. Questo non è sempre possibile farlo. Però se si può, si cerca di garantire tra una briglia e l'altra una distanza di circa 200 metri. Allora, perché 200 metri? Beh, innanzitutto, questa è una considerazione corollaria, è chiaro che conviene fare, cercare un compromesso tra l'altezza della briglia, perché è chiaro che se voi le mettete più distanti vuole essere più alte, no? Adesso faccio un disegnino e si vede chiaramente che se voi volete guadagnare pendenza e costruite dei muri per guadagnare pendenza, se li fate vicini possono essere bassi, se li allontanate devono essere più alti, adesso lo vediamo graficamente. E quindi bisogna cercare il miglior compromesso dal punto di vista economico tra fare delle strutture alte e farne tante, e l'esperienza dice che 200 metri è una distanza che empiricamente è soddisfacente, ma c'è anche un'altra ragione, vedremo tra un attimo, ma intuitivamente si riesce a comprenderlo quello che vi sto dicendo, che è opportuno che la corrente ristabilisca condizioni prossime al moto uniforme tra una briglia e l'altra. Cioè la briglia, attenzione, è una perturbazione dello stato di un corso d'acqua. È un salto. Questa perturbazione, se non ci fosse, la corrente che farebbe? Viaggerebbe di moto uniforme. Se non ci fossero perturbazioni, la corrente viaggerebbe di moto uniforme. Ora, è una buona norma che voi diate tempo al corso d'acqua tra una briglia e l'altra di riavvicinarsi alle condizioni di moto uniforme. In realtà le condizioni di moto uniforme voi sapete che non si verificano mai perché ci sono delle perturbazioni naturali, però è evidente che la briglia rappresenta rispetto alle perturbazioni naturali qualcosa di molto brusco. Poi ci sono anche perturbazioni naturali brusche, ci sono le cascate, però normalmente il corso d'acqua si modella in modo da adattare il proprio alveo a condizioni di moto uniforme, che sono le condizioni in cui c'è un dispendio energetico minore. Bene, allora per questo motivo si cerca di tenerle un po' lontane. Allora uno che cosa fa? Nel momento in cui ha a disposizione un profilo longitudinale dell'alveo, che adesso io qua ho raffigurato pendenza costante, ma tipicamente non lo è, però è facilmente estendibile questo criterio che adesso vi sto spiegando. Quindi nel momento in cui uno ha il profilo longitudinale e ha stimato la pendenza di correzione, normalmente quello che si fa è dire, vabbè, proviamo a fissare un'altezza di tentativo delle briglie pari a, per esempio, 6 metri e fissiamo qui una briglia di altezza pari a 6 metri a valle. Bene, ecco, chiaramente io quando dico 6 metri, 6 o 7 metri, vi ho già spiegato che va intesa anche la fondazione. Dopodiché dalla sommità di questa briglia uno cosa fa? Parte per andare verso monte con la pendenza di correzione. Adesso io non ce la farò mai a disegnarli, sì, direi che più o meno si somigliano, no? A un certo punto con la pendenza di correzione si arriva a incrociare l'alveo e a quel punto occorre mettere un'altra briglia, però non proprio esattamente lì, teniamoci un minimo di margine di sicurezza, mettiamo una briglia un po' più avanti in modo che ci sia una copertura di circa un metro. Questo perché? Perché insomma quella copertura vi protegge dall'erosione l'alveo, no? Se voi la mettete troppo indietro la briglia, dopo poi succede che l'alveo erode in quel punto lì. Perché
questa situazione e la briglia la mettete qui. Allora, che cosa succede? Succede che l'audio si sistema in questo modo. E questo qua è uno scavo che viene operato a valle, dalla corrente a valle della briglia. Allora, se le fondazioni sono abbastanza basse per tenere botta anche con questo scavo, ok, altrimenti la briglia fa così, e succede spesso. Allora, per questo vi dico, venite un po' avanti, così siete un po' più tranquilli, no? Bene, poi dopo così via si parte. Ecco, quando si è fatto questo, che ripeto, in generale voi vi trovate con un fondo alveo a pendenza variabile e in generale non siete tenuti a fare le briglie di altezza uguale. È chiaro che se potete fare di altezza uguale va un po' meglio, perché il progetto è per una briglia sola, mentre invece se ne fate una alta 6, l'altra alta 4, una alta 5,5, le dovete progettare individualmente. È molto più semplice alle maestranze dargli un progetto unico e dire: ne voglio una qua, una qui, una qui, e le fanno tutte uguali. Questa è la ragione per la quale quando andate sui corsi d'acqua, in generale, le vedete tutte uguali. Però nulla toglie che se vi trovate in condizioni particolari ne fate una più alta o una più bassa. Oppure nulla toglie che le fate più distanti rispetto a più vicine. Questa è di norma la correzione che viene fatta, no? Anziché mettere a distanza regolare, se uno ha una pendenza di fondo variabile, le mette a distanza tale per cui venga comunque rispettato questo criterio di assicurare un minimo di copertura a valle di tipo un metro e di assicurare la pendenza di correzione che vogliamo ottenere. Ecco, dopodiché, messe giù le briglie con queste prime altezze di tentativo, uno verifica qual è la distanza tra una e l'altra, per cui se vedete che sono distanti 250 metri va bene, se vedete che sono troppo vicine magari le fate un pochino più alte, se non tutte almeno una, in modo da aggiustarvi. E quando le posizionate andate anche a verificare se i punti ove avete deciso di mettere la briglia sono facilmente accessibili. Per cui se vi rendete conto che la briglia viene qui e spostandosi 50 metri più a monte c'è già una strada che arriva sul corso d'acqua, forse conviene fare la briglia di valle un po' più alta, un metro in più, e spostare la briglia di monte in corrispondenza della strada. Tutte considerazioni chiaramente che dovete commisurare al vostro caso pratico. Però direi che il concetto è abbastanza semplice, come posizionarla. Va da sé che volendo, e magari dopo vi faccio vedere qualche foto, potete anche metterle più vicine. Io ho visto sistemazioni con le briglie a distanza di 3 metri. È chiaro, se il torrente è rigidissimo e uno lo vuole sistemare, diventa una sorta di scala, e va benissimo, basta esserne consapevoli. Basta essere consapevoli che la corrente diventa una successione di salti e non diventa una successione di salto più recupero delle condizioni di moto uniforme, salto più recupero delle condizioni di moto uniforme. Bisogna essere consapevoli del risultato che si va a ottenere. Io vi do delle norme di buona, diciamo, di buona progettazione, ma non solo, diciamo delle norme di, per ciò che si verifica con maggiore frequenza. Però voi tenete presente che quando siete sul posto ogni situazione è un caso unico, e tenete presente che in linea di massima potete fare tutto, basta che studiate le conseguenze di ciò che state facendo, e per farlo dovete conoscere la teoria, chiaramente. Perfetto, ecco, chiaramente una volta che le briglie siano state posizionate occorre progettarle. Per cui avete sistemato la posizione, adesso vanno progettate. La progettazione di una briglia, tutto sommato, non è particolarmente complessa dal punto di vista strutturale, non è nulla di complesso. Voi sapete progettare dei muri di sostegno, la briglia è un muro di sostegno, non ha grosse differenze. E dal punto di vista strutturale per voi non rappresenta un problema. Io non la progettazione strutturale non la tratto, mi limiterò tra una settimana a darvi qualche indicazione, non una settimana perché sapete che la prossima settimana non faccio lezione, cioè tra due settimane, mi limiterò, poi lo rivediamo questo, poi lo riparliamo. Mi limiterò a darvi qualche indicazione sulle variabili di progetto idrauliche, però poi la progettazione strutturale la lascio fare a voi, perché io tra l'altro non mi ricordo neanche più come si mettono giù i ferri nel cemento armato.
non è particolarmente difficile, ripeto. Dal punto di vista idraulico ci sono alcune singolarità di quest'opera rispetto a quelle che possono essere, a quello che può essere un muro di sostegno o altre opere di contenimento. Alcune di queste singolarità ve le elenco adesso perché sono banali, ma soprattutto quello su cui io insisterò, che è materia di progettazione idraulica, quello su cui insisterò è che voi dovete studiare la configurazione della corrente successiva alla costruzione delle briglie. Cioè voi dovete capire che cosa succede a quel fiume e in particolare all'acqua che si muove dentro quel fiume dopo l'inserimento di questo intervento. Questo fa parte della progettazione idraulica delle briglie. Lo dovete capire per numerosissimi motivi, ve ne cito alcuni. Primo, dovete capire il trasporto solido, come si comporterà tra quelle briglie. Cioè, dovete capire se la corrente ha ancora energia sufficiente per muovere il materiale di fondo, a valle della sistemazione, se non ce l'ha più. Cioè, bisogna fare una serie di conti, alcuni li abbiamo già fatti. Importantissimo, dovete capire che cosa succede al profilo del pelo libero. Ci sono dei pericoli successivi a questa sistemazione, è intuitivo che state alzando il profilo del pelo libero, state alzando il livello dell'acqua, mettete dei muri sul fiume, ci arriva chiunque a capire che l'acqua viene su. Allora bisogna capire se tutto questo crea dei pericoli piuttosto che no. Quindi il calcolo del profilo del pelo libero rappresenta un elemento essenziale. Oltretutto un elemento che, come vi ho detto, costituisce anche una professionalità abbastanza ricercata. Bene. Allora, intanto vediamo, prima di procedere, alcune caratteristiche essenziali di una briglia, come va fatta. Abbiamo già visto alcune cose, quando vi ho fatto vedere le foto abbiamo visto alcuni elementi essenziali che voglio ripetere. E cominciamo a osservare una vista da valle di una briglia. Quindi voi avete un corso d'acqua su cui inserite questo manufatto. Voi correggo, aspettate prima di copiare questa figura. È fatta più o meno così. Allora, innanzitutto ha delle spalle che sono immorsate nell'alveo. Ora, le caratteristiche di questo immorsamento variano a seconda della configurazione e a seconda del tipo di struttura della briglia. A seconda in particolare che questo immorsamento abbia funzione di tenuta alle spinte piuttosto che soltanto una funzione di evitare l'infiltrazione dell'acqua lateralmente. Sicuramente il manufatto va immorsato nelle sponde, perché se non lo immorsate l'acqua si infila di fianco, e questo si verifica anche se voi lo immorsate poco. Se lo immorsate poco l'acqua può infilarsi di fianco, infiltrarsi e spuntare a valle. Questo è assolutamente da evitare. È assolutamente da evitare perché se l'acqua trova delle vie preferenziali di scorrimento laterali o sotterranee, poi di fatto si produce un effetto di sifonamento
del materiale e scalza la briglia. Noi vedremo più avanti come fare a stimare la lunghezza di immorsamento sotto la briglia e lateralmente per evitare questi fenomeni. Poi l'obiettivo potrebbe anche essere quello di questo immorsamento, di contribuire a reggere la spinta, no? La briglia deve reggere una spinta, spinta dell'acqua e spinta del terreno. La può reggere facendo affidandosi esclusivamente alla fondazione, oppure si può affidare parte della spinta anche alle spalle. Queste sono tutte valutazioni di tipo geotecnico e non di tipo idraulico che dovete fare caso per caso. Ripeto, io mi concentrerò sull'aspetto idraulico, cioè vi dirò quanto bisogna immorsare per evitare l'infiltrazione. Ecco, invece non mi concentro sugli aspetti geotecnici legati alla necessità di contenere le spinte. La briglia è dotata di una zona ribassata centrale, detta gaveta, che ha la funzione di mantenere la corrente lontano dalle sponde per evitare fenomeni erosivi spondali che possono mettere le spalle allo scoperto. Quindi la gaveta ha quella funzione, talvolta è assente, potreste vedere delle briglie, soprattutto quelle di minore importanza, che sono semplicemente costituite da una soglia orizzontale, senza gaveta. Ecco, diciamo che è giustificata questa soluzione se voi non temete erosione di sponde. Se le sponde sono roccia viva, non è strettamente necessario fare una gaveta. La gaveta è collegata alle spalle, dalle ali, che di solito sono inclinate a circa 45 gradi. Qualora riteniate opportuno che la briglia debba essere drenata, e vedremo poco più avanti il calcolo delle spinte dell'acqua in condizione drenata e non drenata, se volete drenare la briglia si possono disporre dei fori che sono disposti a quinconce, cioè sono sfalsati gli uni rispetto agli altri, con una geometria che adesso io ho indicato in quel modo approssimato sul manuale dell'ingegnere, vi dà esattamente la disposizione dei fori, che è la stessa dei fori che vanno fatti nei muri di sostegno se li volete drenare, per intenderci. La briglia può essere drenata, tenete presente che da questi fori non ponetevi il problema di dire ma dopo l'acqua mi passa di lì, prima del riempimento di materiale solido a monte, no? Non è un problema, perché l'acqua che passa da quei fori lì è comunque un'acqua, è comunque una portata minima. Nel momento in cui arrivano portate significative, comunque la briglia accumula acqua a monte e poi l'acqua passa dalla gaveta. Ecco, non è un problema il fatto che una minima percentuale di portata passa dai fori di drenaggio. Bene, allora detto questo, adesso passiamo agli aspetti più pratici di progettazione, cominciando dalla stima del profilo del pelo libero. Tenendo presente, badate bene, che quando avete appena finito il lavoro, voi non riempite a monte delle briglie, tipicamente questo non si fa. Voi sgomberate il cantiere lasciando dei muri e quindi si instaura nel corso d'acqua una situazione transitoria che viene detta prima dell'interrimento. Si dice interrimento e non interramento. Non è un problema, nel senso che se mi dite interramento io capisco benissimo. Però si usa questo termine che penso che non sia italiano corretto, no? L'italiano corretto sarebbe interramento. Per le briglie si dice interrimento, dal punto di vista tecnico troverete questo termine. Allora, prima dell'interrimento che cosa si verifica? Si verifica semplicemente una situazione in cui a monte delle briglie voi avete un accumulo d'acqua, si formano dei laghetti. Chiaramente, attenzione, il fatto che si accumuli acqua a monte significa che la velocità della corrente cala, il materiale solido trasportato si deposita e quindi inizia il processo di interrimento. Ecco, a regime voi avrete invece una situazione chiamata dopo l'interrimento, in cui avrete proprio una situazione in cui voi vedete il fondo alveo che arriva a filo della gaveta, proprio a questo livello della gaveta.
Allora bisogna distinguere due situazioni. Ecco, in taluni casi, soprattutto per sistemazioni di minore entità, può anche accadere che voi troviate conveniente interrire le briglie immediatamente, soprattutto se sono briglie piccole, vicine, il materiale che vi occorre per riempire non è un volume eccessivo e per velocizzare i tempi potreste anche ritenere opportuno di interrire immediatamente. Però di solito per le grandi sistemazioni non lo si fa perché servono materiale, volumi di materiale molto significativi. Allora, il profilo del ferro libero va studiato in due situazioni, prima e dopo l'interrimento. Bene. Allora, noi partiamo con la situazione prima dell'interrimento, che è la situazione più complessa da studiare. Quella dopo l'interrimento è leggermente più semplice. E poi soprattutto la prima che si studia in effetti è sempre quella un po' più complicata, con i profili del ferro libero il più è partire, no? Dopodiché ci si adegua. Allora, è essenziale chiarire, richiamare alcuni concetti che voi avete già ben noti e in particolare bisogna che abbiate ben presente che quello che si studia è un profilo del ferro libero in moto permanente. Quello che si studia per primo, perché voi avete a disposizione una portata di progetto che è la portata formativa, che è costante e quindi risulta immediato fare la verifica in moto permanente. Ecco, la verifica in moto permanente una volta era l'unica che si faceva, adesso viene invece spesso richiesto per opere importanti la verifica in moto vario. E la verifica in moto vario è comunque possibile, però prima